Ciao a tutti ragazzi e rieccoci di nuovo qua sul mio canale. Oggi abbiamo l'opportunità, o meglio, vi farò vedere tramite un'opportunità che ho avuto di una persona che ho conosciuto sul mio canale YouTube e mi ha contattato poi privatamente su Instagram, di farvi vedere una diretta live relativa a un tool di information gathering. Il tool si chiama Mr. Holmes ed è quello che vedete qua nel video. Il tool di information gathering creato direttamente da questa persona. Quindi andremo a parlare appunto, torneremo a parlare un po' di cyber security, quindi nel senso information gathering, sapete meglio di me, che è quella parte della cyber security per la ricerca delle informazioni. E questo tool serve appunto alla parte di ricerca delle informazioni aperte, quindi parliamo di informazioni OSINT, ok? Open Source Intelligence. Per cui niente, mettetevi comodi e tra poco inizieremo la diretta. Ma prima vai con la sigla del canale. Ok, quindi eccoci qua, come vi dicevo dalla prefazione, online per quanto riguarda la descrizione di questo tool di OSINT, appunto, che si chiama Mr. Holmes. Sono con il creatore di questo tools, che si chiama Luca, un ragazzo di 19 anni che, da quello che ho visto, è veramente un drago nella creazione di questa tipologia di tool e anche nella programmazione. Quindi ho voluto fare appunto un video congiunto con anche una persona che ha creato un tool che serve per la ricerca di informazioni, quindi parliamo di information gathering come tipologia di discorso. A questo punto allora io lascerei la parola a Luca. Intanto Luca, grazie di avermi ecco, dato la disponibilità a questo video. Non so se vuoi descriverti un attimo, se vuoi parlare un attimino di te, di come ti è venuta l'idea di questo tool di information gathering. Se vuoi dire qualcosa, ecco, ti lascio la parola. Certo, ok. Innanzitutto grazie a te per questa opportunità. Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Luca, 19 anni, metto appunto Stefano. Vedete, questo tool mi è venuta, diciamo, un pochettino a caso. Stavo pensando appunto un tool che potesse ricercare informazioni più che altro abbastanza affidabili in un modo completo nei confronti di qualche personaggio o entità del web. Questo tool appunto ci ho impiegato un bel 4 mesi di tempo per programmarlo, insomma, tutta l'estate, insomma. È un tool abbastanza semplice, molto intuitivo per da utilizzare, e ora se Stefano vuole faccio una demo di questo mio tool. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro la cosa interessante è, da quello che mi avevi descritto, è che è da riga di comando l'utilizzo, o diversamente anche tramite WebGUI. Quindi se ci vuoi far vedere appunto come funziona, come agisce, ecco. Sì, allora condivido lo scan, dimmi se si vede. Ok. Ok. Sì. Aspetta. Ok. Innanzitutto, per installarlo bisogna fare questi comandi. Dobbiamo due installare, uno per Termux e uno per Linux/Mac, come potete vedere. Ora, per installarlo dobbiamo fare sudo chmod qx insta.sh. Questo appunto per dare i permessi di esecuzione a questo script. Dopodiché possiamo farlo in due modi di installazione, o col sudo o senza sudo, però consiglio col sudo, così abbiamo tutte le impostazioni già ben a disposizione. Qua la distribuzione vede, iniziare a installare, facciamo sì, qua sta la dipendenza, installa. Chiederà per la mail, perché Mr. Holmes, una volta finito lo scanning, può mettere una mail appunto se vuoi riceverla.
Adesso Stefano, domanda, poi se devo mettere la mia mail, metto poi No, vado. se vuoi mettere una mail, ti do anche la mia, non è un problema, eh. Assolutamente. Come preferisci. Allora, se vuoi mettere una mia mail, puoi mettere una mail che uso per fare dei test. Tensinan@gmail.com. Destinazione, un'altra mail. Bah, metti Steph Tara. Steph Tara. Chiocciola. No, Steph Chiocciola. Tara, scusami, 1981. 1981. Chiocciola. Chiocciola. Gmail.com. Gmail.com. Sì. Ok, vabbè, se ti serve facciamo Gmail. Porta gli idee forte, la 587 per l'SSL, TSL, scusami. La password per fare l'upgrade del tool, facciamo prova. UX XML API, la mettiamo. Ma se vuoi metterla, sì. Sì, Tanto. Poi ci sarà un bel taglio qua, suppongo. beh, certo. Allora, qua l'avevo salvata su. Non me la ricordo. Facciamo che non la mettiamo. Anche perché non cambia nulla. Qua epoxy sarebbe, in poche parole, un file di testo con dei proxy. Uno può farlo, può decidere se farlo sia esterno, cioè di un'altra cartella, oppure di questa cartella. Se noi facciamo appunto vuota questa cartella. Ok. I log sarebbero appunto, quando noi facciamo una richiesta HTTP a un tipo di sito web, ci sarebbero pure le risposte che dà, ad esempio 500 per internal server error, 404 se non lo trova e così via. Noi facciamo, in questo caso facciamo sì. Ed abbiamo accessibile a tutte le basi di questo network sarebbe che successivamente crea una pagina di login in cui salverà un token nella sezione. Una volta che tu come dire, quindi la sessione il token sparisce e devi farlo da capo. Ok. Quindi facciamo sì, facciamo uno. Credenziali, mettiamo, c'è il database. Ma se vuoi metterle, sì. Ok. Facciamo sì, dai. Già fa di default, le segniamo il passo di default. Potrei cambiarlo in futuro quando vorrai uno sul file sulla forma di QI. Vabbè, poi faccio vedere poi. Ora, iniziamo a partire col tool, visto che si è installato. Sudo Python 3. Ops. Mister Holmes. Punto py. Ok, quella manifestazione abbiamo. L'associo l'account alla GUI, appunto. Quale facciamo? Quello che vuoi, guarda, ti lascio carta bianca. Fai quello che vuoi. Ok, iniziamo con quella che non so, già iniziamo allora. Chi cerchiamo? Ma prova a cercare tu una persona che conosci. Io sinceramente non saprei dirti chi poter ricercare. Vabbè, cerchiamo allora me stesso. Ok, che ci Vediamo cosa sta. ci compare. Lux, usiamo i proxy? No, perché ci vogliamo molto tempo con i proxy. Facciamo una cosa abbastanza veloce. Ed è qua. Già, farà che i log sono stati salvati in questa cartella. Qua, l'ho trovato. Ci vogliamo un po', sono molti siti web, sono 234 su cui controlla. Per poi fare anche web scraping, se è possibile. Ok. Quindi aspettiamo. Poi Sono dopo passato facciamo parecchio vedere anche la qua. web guy, che secondo me anche quella è molto interessante. Sì. Dovrebbe carte per cercarle nel database, non per cercare, diciamo, sul web. L'ho fatto per adesso con il database, appunto, in modo che uno può Ok. cederci ovunque. Comunque ci ho messo un bel po' a fare un po' di ore. Perché tra mille bug di là, tra volte non funzionava la richiesta, dovevo mettere gli alias a volte che non accettavano, appunto. Insomma, ci ho messo un po' di tempo.
facciamo anche il SV Site, quelle tipici, ad esempio, quelle per adulti, lo facciamo? Ma se vuoi, sì, assolutamente, sì. Perché non facciamo tutto, facciamo vedere. Ecco, qua questa parte è interessante, perché se noi facciamo, sì, un usare Fox ci vorrà molto tempo, possiamo vedere tutte le informazioni di questo profilo, ovvero l'ID, l'username, la bio e le foto profilo. Se noi facciamo appunto, scriviamo, facciamo uno, ovvero sì, c'è la scarica, proprio qui. Facciamo tutti sì a sto punto, sì. Docs possiamo fare anche se sono, diciamo, per le ricerche sono fondamentali, tipo di ricerche, noi chiamiamo appunto in text, file type, qua diciamo in poche parole che ci deve stare nel testo, questa è la parola, e file type sarebbe questo tipo di file, esempio txt, Certo. csv e altre cose. Allora, vediamo se mi arriva la mail. Ah, giusto, che devi fare pure l'accesso alle terze parti per arrivare. Perché se no non ti Allora, te lo dico, arriva. dovrei averlo già l'accesso alle terze parti perché sono dei tool, cioè queste mail sono due mail che uso per comunque sia per fare dei test, quindi con altri tool anche sempre relativi dove ti chiedono. Vediamo. Non è arrivata. Sai che non te la può mandare. Non me la può mandare? No. Ah, vabbè. Ok, niente, no, non ho abilitato sì, le terze parti, effettivamente. Vabbè, niente, però comunque sia, è chiaro, nel senso, comunque sia, una volta abilitata la mail, ti arriva il report tramite Sì, mail, corretto? esatto. Ok, va bene. Allora, passiamo alla GUI, passiamo alla parte più interessante, diciamo. Facciamo? Passiamo alla GUI. Sì, facciamo la web guide. Sì, perfetto, Qui perfetto. abbiamo tre scelte. Adesso se noi andiamo. Dov'è? Aspetta, che cartella è? No, perché sono un po' emozionato per questo, Vai, quindi. vai tranquillo. Tra l'altro, per installare la WebGUI è molto semplice, vero? C'è da solo già. E c'è già da solo. Perfetto, ottimo. Appunto, se noi andiamo su Team, abbiamo detto in descrizione tema chiaro, tema scuro e tema a tocco contrasto. In questo Ok. caso, il default è il tema chiaro. Ora ve lo faccio vedere. Come vedete qua. Ok, sì, chiaro. Ora, se noi facciamo database. Ecco, potete farlo o nel localhost, o in questo widget e basta, oppure in altri dispositivi, da telefonino, da tablet e così via. Ora, se noi lo facciamo qua, la GUI è ancora un pochettino non perfetta, devo finirlo, diciamo. Ora qua ci mettiamo, appunto qua, l'ho già salvato, admin, QWERTY 1, 2, 3. Qua c'è la dashboard, diciamo. Qua con i miei contatti pure, sono contattarmi in caso Sì. disponibile in lingua inglese e italiano, che appunto cambia sia qua i bottoni, eccetera. Ora per gli user che abbiamo cercato, se non sbaglio, me. Quindi lux, aspetta, luxi, se ne è found, qua considera tutto il report dello scanning più le foto profilo che riesce a prendere. Questo è veramente figo però, eh. Lo so, qua c'è un sacco di PHP in mezzo. PHP, JavaScript, insomma, c'è un bel po' Di di lavoro, lavoro. certo. No, 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 è chiaro, Qua assolutamente. web, uguale. Un di telefono pure. E qua abbiamo l'autore che dice che sono io, mi presento pure qua. Proviamo a mettere il mio numero di telefono, vediamo. Te Di lo do. telefono? Sì. Sì, vediamo se funziona. Facciamo una prova. Vabbè, Vorrei fare però molti tagli qua. ma poi il numero di telefono, ti dico la verità, cioè anche se lo sanno, tanto il mio numero di telefono è pubblico, quindi non è un problema. Facciamo il tuo? Sì, vai, 328.
7 9 3 2 8 04 04 24 24 537. 537. Ok, perfetto. Poi forse un italiano meno mi conosce, questo è un numero vero. Usiamo i proxy, no? Sono su pagine bianche, quando li trova, appunto. Cioè sono sicuri di tizi e fatti che appunto gli dicono nelle informazioni. Pari che ci sono meno e se le trova, quando vedete tipo queste cose qua, Certo. fa vedere. Poi dopo Google Doc facciamo, vediamo se ci ricompare, facciamo sì. Ecco, però in azione c'è uno scritto diverso, però in azione, un tipo di siti web diversi su cui cercare. Ci sono Ok. in tutto circa 8 file di queste cose, sono nei benvenuti di telefono su dove cercarli. Tipo se un uomo in inglese fa una cosa, se te ne fa un'altra. Cercare nei social, ci sono in caso che informazioni Beh, certo, se ho lasciate. inserito il numero di telefono anche come iscrizione ai social, in teoria dovrebbe trovarlo, certo. Stefano, pure con le mail, se non un casino. Ora con la Gui appunto c'è sta cosa, facciamo quindi, sai una cosa, il numero ce lo copia incolliamo qua, facciamo copia, andiamo sul, questo possiamo eliminare, non di telefono, ah giusto, dimenticavo, perché ogni volta che tu quindi da database devi farlo da capo, quindi usciamo di nuovo database di nuovo. Ok, devi rientrare. Sì. Non di telefono. Qua ci compare tutto. Quello che ha trovato. Sì. Così c'è dappertutto, dove vuoi ce l'hai sia nel file che nella GUI. Direi Così. che è veramente fatto bene come tool, comunque. Grazie, no, perché ci ho messo anima e corpo, ci ho messo qua. Tutto ci ho messo per farlo circa 5 ore al giorno, circa. No, Ci credo. Ci credo. è venuto all'inizio era molto più semplice, all'inizio era uno script banale, poi col tempo, con idee nuove, ho detto va, proviamo a fare questa cosa. E per i professori era inutile. Bah sì, ma guarda, alla Non fine servono se a non sanno l'argomento le persone dicono che è roba inutile, però io ti sì, posso garantire esatto. che nel settore un tool di questo tipo, che è comunque un tool di information gathering, un tool che comunque sia, ne trovi mille su GitHub, perché ne trovi mille, ti dico la verità, però Appunto, tuttavia appunto. avere l'occasione di intervistare una persona che l'ha progettato questo tool non mi è mai capitato, quindi è per quello che ho voluto fare questo video dove appunto veniva spiegato da chi l'ha creato questo tool. Sì. Ma poi il bello è che mi fanno anni, senti qua. Lavoro in ambito della cybersecurity, non della cybersecurity lavorano, fanno no, non ne facciamo queste cose, non servono a niente. Cambia, mi fanno proprio, cambia strada, mi fanno. Sì, diciamo che se un professore ti ha detto una roba del genere non sa lui di che cosa sta parlando, perché sa, cioè, comunque sia le basi di un attacco informatico Ah, però arrivano ti dico dall'information questo. gathering, quindi dalla raccolta delle informazioni che si riescono a reperire in rete per andare ad attaccare un potenziale target. Quindi diciamo che il professore dovrebbe cambiare lavoro se ti ha detto una roba del genere, però va bene così. Appunto. E poi Insomma. effettivamente, se uno ci pensa, la privacy, ce l'abbiamo noi stessi, con quello che noi mettiamo su No, poi internet. comunque qua stiamo parlando di informazioni aperte, quindi non stiamo violando la Infatti, privacy di questo è nessuno. Tengo, proprio. ecco, tengo a precisarlo per gli utenti che guarderanno il video. Questo tool è un tool che raccoglie delle informazioni che sono informazioni pubbliche, non sono informazioni chiuse a livello privacy. Cioè, tutto quello che vi reperisce, lui lo reperisce pubblicamente. Ok? Quindi stiamo parlando comunque di un tool che permette di raccogliere delle informazioni a livello OSINT, quindi aperte. Poi
Poi ci sono ovviamente dei tool che fanno anche l'informazione a livello chiuso, quindi la raccolta di informazioni a livello closing, quindi lì entriamo però più nel discorso di deep dark web, che non è cosa di questo video. Tuttavia, per reperire delle informazioni, questo tool è veramente, direi, ottimo. Va bene, Luca, guarda, io intanto ti ringrazio della spiegazione. Sì, aspetta un attimo, sono un po'. Non ti preoccupare, guarda, ti capisco. Sì. Niente, io adesso ovviamente quando caricherò il video metterò anche, ti taggerò nel video ovviamente, perché così almeno ti pubblicizzo un po'. Assolutamente sì, ti pubblicizzerò un attimino e nulla, questo è quanto. Aspetta che adesso chiudo il video e ti saluto, aspetta che sto terminando la registrazione. Ok, allora avete potuto vedere una diretta di una persona che appunto ci ha spiegato dall'installazione del tool fino all'utilizzo del tools. Ovviamente non siamo entrati troppo nei dettagli tecnici a livello di programmazione, perché comunque sia il tempo non era troppo di questa diretta, quindi non ho voluto fare un video di 4 ore per farvi vedere tutti i passaggi relativi alla programmazione. Però quello che vi ha fatto vedere è comunque un tool che è stato creato comunque da un ragazzo che sta ancora andando a scuola, perché Luca ha 19 anni. Un ragazzo che comunque sia nell'ambito della cyber security, secondo me, farà veramente strada. Quindi niente, ho voluto sponsorizzare questo video, lato suo, infatti troverete anche tutti i suoi riferimenti nei commenti del video, nei commenti, scusate, nella descrizione del video. Chiaramente vi lascerò anche tutti i riferimenti per poter scaricare questo tool e testarlo. E questo è quanto. Quindi spero che vi sia piaciuta questa diretta. Ho fatto una cosa un po' diversa dal solito, dove sono solo io a parlare e a blatterare la vanvera, no? Ma ho voluto fare una cosa un po' più interattiva, avendo avuto questa opportunità. Quindi vi ringrazio, ringrazio ovviamente tutti i nuovi follower che si sono iscritti al mio canale e ci rivediamo prossimamente con altri video, tempo permettendo. Quindi ragazzi, fate i bravi, mi raccomando, e ci vediamo presto. Ciao!